Signore e signori, benvenuti in questo nuovo episodio di Mini World. Prima che incominci il video, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare la serie, iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino scrivendomi che cosa ne pensate. Oh, bene, 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 signori, come state? Bentornati in questo nuovo episodio di Mini World. Vi ricordo che in descrizione trovate i link di Instagram, Telegram e Discord, qualora voi mi vogliate seguire anche sugli altri social. Detto questo, signori, ci siamo lasciati nell'ultimo episodio con la costruzione di 1000 fuochi, perlomeno di 3 case di 1000 fuochi. Mi avete dato un bel po' di consigli e questa appunto è la puntata nel quale prendo i vostri consigli e li utilizzo in questa zona nuova del nostro mondo. Innanzitutto voglio farvi vedere il vero angolo di paradiso, perché questa volta l'ho fatto. Infatti vedete, tra l'altro, nell'inventario ho un po' di robette interessanti. Signori e signori, finalmente c'è uno zozzo qua, però qui c'è un albero. Ecco, questo era il mio concetto di angolo di paradiso. Infatti, come potete vedere, adesso qualcuno si è lamentato del fatto che ci fossero dei blocchi di miele, però guardate un pochino adesso, con l'albero in mezzo è tutta un'altra cosa. Quindi wow, molto bella, molto molto bella. Direi di tornare un attimo su, perché mi sono stati dati un po' di consigli. Qualcuno mi ha detto di mettere i vetri, perché effettivamente comunque ci sono dei vetri tra virgolette che nascono in, non proprio nascono in natura, però effettivamente si possono trovare. Magari mi è stato consigliato di utilizzare dei vetri scuri, motivo per il quale, signori, ho fatto il vetro scuro e quindi è arrivato il momento di andare a piazzare un po' di questi vetri scuri. E devo dire che effettivamente questo commento era figo, utile, grazie mille. Tutta un'altra cosa, molto molto più bello. Devo trovare una soluzione per non far spawnare tutta questa gente, perché, signori, mi stanno da veramente tanto, ma poco tanto, cioè, ce la faccio, più non ce la faccio, veramente non ce la si fa più perché sono tantissimi. Qualcuno mi ha detto anche di fare un villaggio su Horas, e certo, signori, chiaramente che ci faremo anche un villaggetto su Horas, e iniziate già a pensare a qualche nome, perché dobbiamo trovare un nome che sia attinente a questi e che comunque sia figo, 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 come 1000 fuochi e 1000 venti. Adesso su Horas non sappiamo, non abbiamo idea di come poterlo chiamare. Vaffanculo, guardate, questi danno un fastidio, oh, non potete immaginare, veramente, sono fastidiosissimi. Intanto io me la vado a spizzellare qui. Tra l'altro questa è una di quelle puntate di decorazione che a voi piacciono. Io sono contentissimo, perché bisogna sempre decorare, cioè decorate, 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 come vedete nello scorso episodio. Balla, tutto bene? E gira un po' la testa. Vabbè, ma credo sia normale. Guardi un po' quanto sta girando. Quindi direi di andare a terminare qua, perché voglio togliermi il primo commentino facendo questa cosa qui. Qua in realtà dovrei aver portato delle scale. Guarda Frank quanto è bravo questa volta. A differenza delle altre volte, Frank oggi si è portato tutto quello che gli serve. Quindi da qua si possiamo salire. In realtà qua non serve nemmeno. Però ok, però abbiamo fatto la scalettina. Dovremmo fare anche delle porte, però adesso è un po' prestino. Vediamo, forse riesco a farle con il legno di pesco, perché mi sono fatto un po' di legno di pesco. Vediamo se ci sono delle porte. Mi fa fare almeno le porte comuni? No, non me le fa fare. Dovrei andarle a sbloccare, ma adesso è una gran rottura di bolle qui. Ah no, aspetta, non me le fa fare perché non c'ho spazio. Ah, nemmeno così me le fa fare, quindi sei un gran pezzo di lurido. Quindi direi di vedere un attimino quello che non ci serve più, tipo questi, ed iniziare a fare la parte centrale. Qualcuno mi ha detto di utilizzare un po' di verde, quindi di mettere un po' di coltivazioni, e forse sapete che ci avete ragione. Direi di fare una piazzettina centrale, quindi iniziamo a scavarla tipo da qua. Prendiamo il centro, che è questo qui, e direi di fare uno. No, non è questo il centro, è questo qua. Sento dei passi cattivi. Madonna santa. Basta. Dico basta, vada, dica. Forza, ancora uno. Bella per me, eccola. E avete rotto. Sapete cosa? Vediamo se entro la fine dell'episodio la recintiamo, che ne pensate, magari è una cosa che faremo. Allora, abbiamo un buon 3, direi di fare un buon 5. Quindi 4 e 5. Poi rompiamo questo, facciamo 1, 2, 3, 4, 5, rompiamo questo e facciamo 1, 2, 3, 4 e 5, perfetto. Quindi direi che questa come piazzettina centrale, 4, guarda il trappolon, è il trappolon che mi volevano tirare, facciamo così, tacchite, tacchite, e poi facciamo in teoria così e dovremmo ritrovarci. Perfetto, quindi vado a fare la prima parte della piazzetta centrale e intanto mi vado a recuperare qualche altro commentino che mi tornerà sicuramente tantissimo utile. Quindi faccio boom
e ci vediamo tra pochissimo. E dunque, signori, ho finalmente terminato un po' la decorazione di questa zona e finalmente, come potete vedere, gli ho fatto un piccolo muretto perché non se ne poteva veramente più, ne stavano arrivando a bizzeffe e onestamente non avevo tutta sta voglia di farmi massacrare. Dunque, che cosa ho fatto? Ho preso un po' i vostri commenti, li ho utilizzati, li ho rimodellati, ne ho lasciato anche qualcuno perché effettivamente qualcuno ha fatto qualche richiesta che è un pochino così, è un po' più lunga da fare, però la farò, non vi preoccupate. E la prima è quella di mettere un po' di verde in una zona così tanto morta. Ebbene, signori, non so se conoscete quelle rose che si dice che vivano per 100 anni, per 10 anni, insomma, vivano per molto tempo e si trovano come in delle teche di vetro. Ebbene, questo è proprio il concetto di questa rosa centrale. Come potete vedere, è una rosa con un blocco d'erba che è l'unico colore che c'è in questa zona. L'unico colore che c'è in questa zona è l'unico punto in cui c'è vita. E questa cosa, secondo me, è veramente tanto tanto interessante. Te quanto vorresti entrare invece? A deficiente. Quindi, tornando a essere un attimino romantici, questa zona qui, questa rosa centrale, a parte l'angolo di paradiso, che sì è un angolo di paradiso, ma è chiuso in una palla di vetro, quindi qualcuno potrebbe vederlo anche come qualcosa che non è di questa zona. Invece qui, signori, come potete vedere, c'è questo vetro che è più scuro, è lo stesso vetro che è stato utilizzato per le case, e poi c'è questa rosa. Poi la rosa è il simbolo dell'amore, il simbolo della passione, il simbolo della vita anche in alcuni casi. Secondo me ci sta veramente bene. Poi ho fatto questa piccola copertura giusto per non renderla bruttina e secondo me, signori, qua tocchiamo livelli veramente tanto tanto astronomici. Poi credo di aver reso la zona sicura, spero, ogni tanto ne spawna qualcuno ma purtroppo non ci possiamo far niente, e ho messo anche due alberellini custom qui e qui che secondo me ci stanno sempre bene. Poi sento che qualcuno si sta litigando. Ah, ma che, ma quanto ha saltato? Ah, brutto. Ma che fa? Ma questo salta tantissimo. Oh no, e bisogna fare un'altra copertura allora. Però a me piace così, quindi la lasciamo così. Poi qualcuno di voi mi ha consigliato di fare un po' di decorazione interna con il legno, perché il legno ci sta effettivamente bene. Quindi, signori, è quello che andremo a fare. Innanzitutto ho messo una cassa per casa, ho messo anche delle ceste e delle fornaci in questo caso, e ogni casa l'ho adibita a un materiale, quindi questo è la stone. Ora utilizzo l'inglese perché secondo me ci sta meglio in un villaggio del genere leggere delle cose in inglese, ci sta molto meglio. Questa la possiamo chiamare nether, ok, e ne dobbiamo fare un'altra con il legno. In realtà non è legno, è un po' tutto ciò che avanza, però noi diciamo che è legno e buonanotte. Quindi facciamo così. Non so se è possibile piazzare il letto, quindi adesso nel caso lo proveremo, ma non ho la lana quindi non lo posso fare. Signor Wood, ecco, facciamo finta che siano dei cognomi, quindi c'è il signor Wood, il signor Nether e il signor Stone. Ora andiamo a fare anche un attimino un po' di decorazione, vediamo se riusciamo a metterci. Innanzitutto ci mettiamo delle porte, ecco, porte di legno, tac, che stanno sempre bene. Ora mi sento molto più sicuro effettivamente, quindi facciamo così, dovremmo riuscire a farne un'altra e facciamo così e ne facciamo ancora. Quindi abbiamo le tre porte e a sto punto direi di farci anche un altro po', un'altra crafting table ancora, e vediamo se tra le costruzioni abbiamo qualche blocco interessante. Forse dobbiamo craftare un attimino un po' più di questi per vedere se ci viene rilasciato qualcosa, tipo potremmo fare qualche tavolino. Ah, qualche tavolino è interessante, possiamo fare qualcuna di queste, possiamo fare, vediamo, dobbiamo avere veramente tante di queste. Le finestre no, non tanto mi garbano. Possiamo, dovremmo poter fare queste in realtà, però non ho l'albero da frutto. Abruzzo, vabbè, comunque abbiamo le porte, che fidatevi è già qualcosa. Ora, possiamo fare una robettina del genere? Sì, possiamo fare per esempio una robettina del genere, sì, per renderla un attimino anche un po' più carina. Facciamo così, qua ci metterei questi due, ok, che spezzano, non è male, magari perché no altre due di queste. Una libreria, sì, la possiamo mettere qua, quindi qui facciamo una roba del genere come se fosse un tavolino e sul tavolino ci mettiamo una libreria, ok,
Tra l'altro state tranquilli perché nulla prenderà fuoco qui perché la lava è molto in basso, quindi possiamo stare abbastanza tranquilli. Poi abbiamo altro che possiamo aggiungere, secondo me se mettessimo qualcuna di queste non starebbero per niente male. In realtà se volessimo poi renderle molto più carine, ecco qua. E questa zona direi che è bella che è fatta, ci potremmo aggiungere giusto qualcuna di queste che abbiamo visto che come mensole funzionano veramente tanto bene. Ne abbiamo 6, quindi sicuramente le utilizzerò anche per le altre case. Poi andiamo qui, tac, mettiamo innanzitutto la porta, poi facciamo una mensola qui, poi mettiamo qualche mezzo blocco qui a giro che secondo me ci sta bene, ma ci manca innanzitutto la crafting, e la crafting direi di metterla qua un po' più in alto, come avevo visto anche da un mondo che mi è arrivato. Ci metterei il forno, che bello così. E poi perché no, qua questo e anche qui questo. Qua ci possiamo ci possiamo muovere anche sulla distanza, insomma possiamo alzarci un po' e metterci questo pezzo qui totalmente no sense, che però effettivamente poi ci rendiamo conto che sta bene. Per renderla molto ancora più stretta facciamo così, e abbiamo anche la possibilità qui di avere un tavolino figo figo figo. E l'ultima, eccola qua, questa è quella più grande, e qua potremmo utilizzare innanzitutto la porta. Tank. Poi abbiamo, questa è tipo la stanza delle fornaci, quindi ci sono un po' di fornaci là, direi di aggiungerci perché no anche un'altra cassa che ci può sempre tornare utile. E dopo aver messo l'altra cassa direi di metterci qualche pilastro come mi è stato consigliato. Tipo, se lo mettessimo così, qua va modificato, abbassa notevolmente la grandezza della casa, però secondo me, tra l'altro nasconde la scala leggermente, però è molto figo, signori. Devo dire che mi garba, mi gusta. Da fuori com'è? Che qua bisognerebbe... ok. Mi piace. Sorregge il peso della casa. Ricordatevi che ha un tetto quadruplo, quindi è molto pesante. E perché no, direi a sto punto di andarlo un attimino a migliorare con questi blocchi qua. Qua doppio, magari no. Così, ok. Doppio qua, doppio anche qua. Qui, ok, a sto punto lo togliamo, facciamo così. Dietro va modificato un attimino perché si è perso un blocco. Qua facciamo così, signori, siamo quasi addirittura d'arrivo. Direi di metterci un lucernario qua, così. Qua ci possiamo mettere per esempio una robettina del genere, rende il lucernario molto più comodo. E direi di fare anche così. Ora, gli interni non verranno quasi mai visti, quindi ci sta il fatto che siano di un altro colore. Quello che mi interessa è il fatto che da fuori l'unico colore sia questo. Detto questo, signori, io vi ringrazio per essere rimasti qui in mia compagnia. Se il video vi è piaciuto, come sempre, vi invito a lasciare un commento, mi piace o comunque quello che volete. Noi ci vediamo in una prossima puntata di Mini World. Ciao!